museo di Capodimonte è più vicino al centro della città grazie al nuovo servizio di navetta che prenderà il via domani. Le corse partiranno da Piazza Trieste e Trento davanti al Teatro San Carlo ogni 50 minuti ed effettueranno fermate in Piazza Municipio, Piazza Dante e Museo Archeologico fino a raggiungere l'ingresso dal lato di Porta Piccola. Il servizio, frutto di un accordo tra il nuovo direttore del museo Sylvain Bellanger, il Comune di Napoli e la compagnia di bus turistici City Sightseeing, avrà un costo di 4 euro ad andata ed altrettanti al ritorno. Chi usufruirà della navetta avrà però un biglietto scontato per l'ingresso al museo, pagando 4 euro invece di 8 per un totale di 12 euro. Sono arrivato 5 mesi fa, quindi 5 mesi per costruire un progetto del genere non è così lungo, è stato fatto velocemente, con molta energia e con tutta la collaborazione dei diversi servizi della città. Il comune mi ha aiutato per trovare i posti giusti, volevo partire dal Palazzo Reale, dalla Palazzo Reale al Palazzo Reale, e questo è stato fatto e per questo sono molto lieto. È il nostro impegno annuale sulla città di Napoli per il turismo. Noi ogni anno realizziamo iniziative nuove, quest'anno il collegamento con Capodimonte. È un servizio che partirà con 12 corse, con un biglietto di 12 euro per adulti e 6 euro per i giovani, quindi molto conveniente, che comprende l'andata e il ritorno più l'ingresso del museo. Speriamo che incontri il favore dei turisti, nel qual caso noi le corse raddoppieremo subito. L'iniziativa intende rompere l'isolamento nel quale era relegata una delle strutture museali più visitate della città, che oggi, grazie alla navetta dell'arte, sarà raggiungibile in circa 20 minuti. È una buona idea, ci permette di valorizzare, di contribuire a valorizzare in modo concreto uno dei più grandi e straordinari musei del mondo, un grandissimo attrattore turistico e culturale per la nostra città. Quindi questo dimostra anche che, insomma, quando si fa sinergia anche con il privato si possono ottenere buoni risultati, e spero che questo sia sempre più di stimolo anche da parte di tanti operatori a investire a Napoli e a investire nel turismo, perché oggi Napoli è obiettivamente una delle capitali europee del turismo.